ci sarà un pullman di ferro tranviaria che farà la navetta su Europa. Quindi l'alternativa sarà o la navetta su Europa o la rottura di carico a Pesca San Girolamo. Queste sono le due alternative che vi diamo, dovete fare un mese di sacrificio. Signora, purtroppo non abbiamo alternative, non è stata una scelta prefatta con leggerezza, purtroppo ci sono dei problemi tecnici. Abbiamo scelto il mese d'agosto perché sappiamo comunque che, non so signore, mi auguro che fa per giorni belli se lo faccia anche lei, ma purtroppo abbiamo scelto il mese d'agosto perché il mese è impegnativo, sappiamo perfettamente quanta gente trasportiamo nel mese di agosto, abbiamo un calo di frequenza di quasi il 60% nel mese di agosto, per questo motivo abbiamo scelto il mese di agosto. Non avevamo alternative, in qualunque altro mese avremmo creato problemi molto ma molto più gravi e più seri. Non avevamo alternative. Signora, l'alternativa è che vi metteremo un pullman navetta per Europa. Ogni quanto questo pullman? Ogni quanto? In coincidenza con i treni, il pullman navetta andrà avanti e dietro, non ci sono problemi. Signora, abbiamo tolto il segno delle sette, per problemi tecnici, quei treni che abbiamo messo sono i treni che potevamo mettere qui, non è che abbiamo fatto una scelta capocchia per simpatia o per antipatia. Io quello che le posso garantire è che lei a settembre riprenderà il treno senza problemi. Allora, ecco. Allora, scusate, c'è un intervento, quindi ricapitolando, dal 9 di settembre, ingegnere, mi corregga se sbaglio, ritorneremo all'orario invernale come era prima. Ma l'ha detto, l'abbiamo compreso, sì. Voglio fare soltanto un ricordo, se mi consente, ha avuto anche la parola, se ha avuto. Dopodiché aggiunge l'ingegnere che nelle ore di questo disastro ci sarà un bus navetta che cercherà di fare tutto questo. Aggiunge anche l'ingegnere che questo disagio, che era inevitabile, avviene nel mese di agosto, perché nel mese di agosto vi è il 60% in meno di frequenza. Non ci viene mai orato. Aspetta, se è venuto a fare uno show e non sono disponibile, si accomodi per favore, ma pagato. Se siete liberi ci danno in sciamane! Andiamo, andiamo! Sciamane, sciamane! Continuare perché c'è una proposta aggiuntiva. La facoltà! Da soli, dovete restare da soli, perché ci state abbandonando. Ci state abbandonando, il senso della parola. Io ho un ragazzo invalido che va a Molfetta a scuola, voglio vedere da settembre mio figlio a scuola come va. Come va? Non ci credo. Siccome dobbiamo fare anche un'altra proposta, oltre a quella che abbiamo sentito. No, che domande? Vi ribellate. Voi come pensa? Perché cosa dovete fare? Tutti i binari del treno. Ma qui ci sono tutti i mondi sopra la binari del treno. Ma c'è un treno, va a passare. Volevo aggiungere. C'è un treno, va a passare.
auguro che effettivamente sia così la cosa, che dal 9 si riprende il vecchio orario, perché io sono genitore di un ragazzo disabile, va a scuola Vitonto, se viene tutto quanto, se rimane così tutto come è ora, mio figlio non ha più la possibilità di andare a scuola. Quindi oltre a tutti ci sono anche questi disabili, quindi siamo disposti a fare sacrifici, se è vero, un mese e mezzo da lunedì all'ufficio si andrà, scusami, all'ufficio si riesce ad andare in qualche modo. Sì, signora, ma lei che sacrificio dovrebbe fare? E poi il sacrificio non dobbiamo farlo noi, il sacrificio, perché il signor, perché il signore sta bene, perché il signore sta bene, il signore sta bene, non mi interessa niente degli altri, sta bene, tutti quelli che stanno lì dietro stanno bene, siamo noi che non stiamo bene qua. Io vorrei però, per rispetto anche dell'assessore Giannini e dell'ingegnere, noi abbiamo invitato come istituzione queste persone, quindi consentitemi da padrone di casa in questo caso di chiedere, no, lei non è il padrone di casa, sì, io questo caso non rappresento l'istituzione, chiaro? I cittadini sono padroni di casa, lei non è il padrone di presidente. Adesso c'è un commissario, e io sono il padrone di casa e vi chiedo per cortesia di rispettare gli ospiti. Ma che cosa mi state a dire? Perché voi state rispettando noi! Allora, voi state rispettando noi! Lo stesso, perché altrimenti, siccome è stata fatta una proposta da parte del direttore generale della Paricosa, che ha già posto in parte, ma tu soli pretendi la guerra, come lei va a vendere un sole, soprattutto per i cittadini di Palese che da questo punto di vista saranno penalizzati, ma non solo da questo punto di vista saranno penalizzati, caro direttore, ma anche caro assessore regionale, no, tutte buse, mi perché tu sai i mezzi pubblici come me, come tanti cittadini che sono presenti, purtroppo noi non abbiamo solo questo problema, abbiamo a settembre il problema dell'affollamento dei treni. Molti cittadini si sono riversati a usare la Paesotta perché i treni sono affollati, arrivano a Palese, anzi al Santo Spirito, e già sono affollati. Quindi questo è il primo problema. Quindi, sapendo che comunque ci sarà una riduzione di treni anche da settembre, comunque con il bypass che va all'aeroporto, da Palese comunque transita. Ma metti nucco di bypass! Ma metti tu a corso di bypass! E perché ci saranno altri treni che andranno verso l'aeroporto, è chiaro che bisogna compensare con altri treni a livello di trasporto regionale per quanto riguarda la questione del trasporto ferroviario di Trenitalia. Io dico questo perché capisco che a molti non piace trovare delle soluzioni credibili, concrete, piace solo fare la protesta. Stiamo parlando di una questione che oggi coinvolge il 90% dei cittadini, oltre quelli che vanno di Tonto, o quelli che vanno di Tonto, ha già detto di dirmi, ci saranno, ogni 45 minuti ci sarà comunque un treno che andrà via di Tonto. Io sto parlando di un altro problema ancora, che a settembre c'è l'affollamento dei treni, sia da parte della Parinosa che da parte delle Ferrovie dello Stato, per raggiungere il centro cittadino. Allora, se avremo meno treni da parte della Paesotto, sicuramente avremo una ripercussione dal punto di vista di affollamento. Allora, rispetto a questa cosa, io lo sto anticipando, non lo sto dicendo dopo, perché a settembre sicuramente avremo ogni 40 minuti un treno lato, però il
soprattutto ai ragazzi di 30 anni. Quindi, oltre al biglietto unico, io chiedo che ci sia un incremento di treni, o da Bariloche, ma Bariloche già detto quadri, ma in questo caso anche da parte di 30 anni. Un'altra questione ancora, perché poi chiederò se un'assemblea pubblica come questa, è la questione legata al trasporto a lungo, perché preannuncio che sono previsti dei tagli per quanto riguarda il trasporto a lungo, ed è bene che si faccia un incontro qua in circoscrizione per affrontare anche questo problema. Grazie. Bene. Buonasera a tutti, sono Antonio di Siena. Io sono di Santo Spirito. Colgo l'occasione, insomma, della presenza. Colgo l'occasione, buonasera a tutti, sono Antonio di Siena, sono un cittadino di Santo Spirito, ringrazio insomma l'onorevole De Carlo, l'assessore Giannini e ingegner Mitti per essere qui presenti. Prendendo atto della risposta che mi è sembrata abbastanza insomma soddisfacente da parte dei Gerniti per quanto riguarda insomma la problematica, io volevo rappresentare un problema un po' più globale. Non me ne voglio l'assessore Giannini che aveva detto insomma di rimanere a Firenze, cercherò di essere brevissimo, assessore, davvero, però soltanto un minuto, in quanto io ritengo che la ferrotranviaria, nella specie la Bari-Nord, offre un servizio molto buono. Io ho avuto spesso modo di viaggiare sui treni della Bari Nord e mi sono trovato molto bene, a differenza del servizio che spesso offre Rete Ferrovie Italiane. Quindi io capisco che tanta gente si lamenti perché tante cose non vanno, però ad esempio c'è chi sta peggio di voi, perché a Santo Spirito noi viviamo una situazione clamorosa, perché molto spesso noi abbiamo dei treni che non fermano perché arrivano stracolmi alla stazione. Volevo chiedere delucidazioni riguardo due discussioni. Tempo fa avevo già sentito parlare del biglietto unico, mi era parso di capire che ci fosse un consorzio che si chiamava Consorzio Octopus, se non sbaglio, che non è più così, va bene, mi rimangio. Sì, ne avevo sentito parlare qualche anno fa. Io ho sentito parlare di questo Consorzio Octopus che parlava insomma di biglietto integrale, però accolgo con favore che insomma si stia ricominciando a parlare del biglietto unico integrato, perché tutte le grandi città, insomma le reti metropolitane danno questo genere di servizio, anche magari consentendo di poter prendere gli autobus urbani dell'ANTAP su varie città con lo stesso biglietto a cadenze insomma di minutaggio. Per quanto riguarda invece il discorso della Bari-Nord, io volevo capire dall'ingegnere il discorso del binario. Io so che Bari-Nord dovrebbe ottenere in concessione dalle Rete Ferrovie Italiane un binario supplementare per quanto riguarda la tratta che va da Francesco Crispi fino sostanzialmente a Bari Centrale, per poter aumentare la frequenza dei treni. Mi corregga se sbaglio. Volevo capire fino a quando, insomma, quando si sbloccherà questa situazione, in modo tale da poter offrire un servizio che per me è già un ottimo servizio, quello che offre Bari-Nord, insomma, implementare la frequenza dei treni. E poi un'altra domanda, volevo capire per quanto riguarda i cittadini specificamente di Torricella e di San Pio, siccome ho visto che nei grandi progetti, in quella PDF denominata grandi progetti di ferrotranviaria, c'è un riferimento alla stazione di Torricella, quella che insomma insiste su quella strada, su quella piccola strada di Campania. Perché sta in campagna, dì, in campagna, quella stazione sta in campagna, dì, dì. Che si capisce meglio. Per fortuna non prende una cosa, e non è stata neanche vandalizzata, ci sono addirittura i montascali ancora coperti con il cielo, che sono presunte. Quella su una palestra, siccome ho visto che c'è un progetto con un parcheggio, dove se c'è un posto, volevo principalmente sapere quando ci sarà questo servizio e poi proporre anche alle istituzioni una soluzione per quanto riguarda i cittadini di Torricella e San Pio, che abitando dall'altra parte avrebbero gravi problemi ad attraversare il Santo Spirito Bitonto a piedi, e se fosse possibile realizzare quantomeno il sovrappasso pedonale anche con qualche istruzione, ma lasciamo un po' non so contento, quindi
sotto, se fosse possibile realizzare un'opera del genere al fine di rendere fruibile quella stazione da parte dei cittadini provinciali di San Pio, in modo tale che almeno a piedi la possano raggiungere. Grazie. Grazie del tuo unico, te lo ricordo da questo. Diciamo che quello che stiamo provando a mettere giù contro l'Italia in questo momento è un biglietto unico che riguarda la metropolitana d'Italia. La tratta Torramare, Santo Spirito, quartiere San Paolo, Fernando Roma, tutto il paese, macchie, diciamo tutto il tratto urbano di ferrotramviaria e il tratto urbano di Reina. È un progetto che siamo affrontando con l'assessore, che diciamo che è un'offerta in più. Se riusciremo, come penso, a realizzarlo, di fatto con lo stesso biglietto si potrà salire indipendentemente sui due lettori. Detto questo, quinto ovest. Sì, noi abbiamo firmato un accordo con la rete ferroviaria italiana, abbiamo avuto qualche problema tecnico, nella mobilità, nelle fasi autorizzative, e dobbiamo adesso costruire nei prossimi mesi 300 metri di binario che collegheranno il binario di rete ferroviaria italiana con il binario della nostra stazione di Pescia San Girolamo. Una volta fatto questo, l'opera riteniamo che porterà via per poi vari verificati, ma attrezzati i sistemi di controllo del traffico, per far colloquiare i sistemi nostri con quelli di rete ferroviaria italiana, e di fatto aumenteremo la capacità del nostro piazzale in maniera notevole, perché purtroppo noi in questo momento con quasi 200 treni al giorno abbiamo saturato la capacità di ricezione del nostro piazzale. Non l'abbiamo scelto a caso questa soluzione, l'abbiamo scelta proprio per aumentare la potenzialità della linea. Abbiamo ordinato altri tre elettrotreni che sono già in costruzione. Il progetto è di dare un servizio sempre migliore. Ovviamente si devono fare conto dei tempi necessari a realizzare tutto questo, che purtroppo sappiamo tutti che in Italia per realizzare un'opera ci vuole più tempo per arrivare alla fine della fase autorizzativa che a fare l'opera in sé per sé. Però noi stiamo lavorando insieme alla Regione e in maniera pesante su quella che è la prospettiva di offerta di servizi. Io mi rendo conto che siccome stiamo in Italia, quando si parla tutti pensano che si stanno raccontando sogni, ma io ritengo che abbiamo dimostrato abbondantemente che noi i sogni cerchiamo sempre di concretizzarli. La metropolitana del San Paolo, il collegamento con l'aeroporto sono una realtà, non abbiamo raccontato scapito conto, così come non abbiamo raccontato conto su San Paolo, sull'aeroporto, non vi racconto conto su macchie non abbiamo mai, mai pensato di abbandonarle. Stiamo lavorando per potenziare il servizio, oggi dobbiamo fare i conti con le forze che abbiamo. Capisco che ci sia un po' di nervosismo e capisco, ripeto, che il nervosismo viene da molto lontano, macchie, perché sappiamo tutti che macchie è comunque negli anni stata soggetta a penalizzazioni, non voglio entrare nel merito, che ripeto, non faccio politica, non tocca a me fare valutazioni di questo tipo. Però credete che questo problema va affrontato a Uzzo dal contesto, perché altrimenti finiamo soltanto con litigare e non c'è motivo per litigare. Non abbiamo nessuna intenzione di penalizzare, ma non rientra nelle strategie di ferrotramviare, saremo soltanto dei folli a pensare di abbandonare un quartiere così popoloso. Non avrebbe senso costruire una metropolitana per andare al quartiere San Paolo e abbandonare un quartiere di 15.000 abitanti. Sarebbe quantomeno da, non dico da portare un attimo al mattino, non dico, ma poco ci manca. Quindi la situazione è questa. La stazione di Torino, la storia è una storia simpatica. Quella fermata è nata nel 94, il progetto è stata terminato nel 2002-2003. Quella stazione era a servizio del quartiere Insideto di San Pio. Ci manca un pezzo di strada. Ci manca un pezzo di strada per arrivarci. È stato costruito il ponte sulla 28 Santo Spirito che entra nel quartiere, c'è da realizzare 300 metri di strada. Noi la teniamo perfettamente efficiente, ci sta aperta la telecamera, è quel motivo per cui non la smonta. Quindi è controllata dal centro di controllo. Noi sulla rete abbiamo qualcosa come 3-4 telecamere, quindi è controllata come tutte quante le altre stazioni, è mantenuta come tutte quante le altre stazioni. Siamo in condizione di aprirla appena ci realizzano la strada. Per tentare di valorizzare ulteriormente, e lì è stato visto un pacchetto di scambio intermodale che intercetta il traffico in arrivo dalla 16 bis, così come a Europa è stato previsto un pacchetto a 160 metri di macchina.
tutto questo. Anche lì ci auguriamo di poterla utilizzare più presto. Questa è un'ulteriore dimostrazione che questo ramo della barriera non abbiamo una divisione del barriera, e questo deve essere chiaro, che quando avremo una maggior potenzialità di linea, state sicuri che anche se la regione dovesse avere problemi a finanziare altri treni, noi siamo disposti a mettere treni in più, questo lo posso garantire. Ascolti, una meta che collegheranno Bari, Palesi e Bari, gli orari... Da lunedì com'è la situazione? Perché cioè, come non si è da capito? Lunedì noi abbiamo il problema di andare in ufficio, allora, di andare a Bari. Da lunedì noi in bus navetta ci stiamo già lavorando, questa è una decisione che abbiamo preso in questi giorni, quando ci siamo resi conto che c'era un problema verso notte. Perché la mattina i treni arriveranno a Bari centrale. Per il ritorno abbiamo messo dei treni in aletta da Fiesca San Girolamo a Palese con un cadenzamento a 2 minuti, cioè il treno arriva e dopo 2 minuti parte la navetta che il treno che porta a Palese e a Bari. Quindi dovete aspettare pochissimi minuti, cambiare treno e tornare. Speriamo per la fine della settimana il tempo di organizzare il servizio, vorremmo mettere un pullman, Palese, macchie, Europa per chi deve andare verso nord, oppure chi vuole andare a Bari utilizzando Europa, è indifferente perché Europa passa di treno, non potrà andare da Europa verso Bari o verso nord. Per la bus navetta ci dovete dare qualche giorno, ci stiamo organizzando, spero per la fine della settimana prossima. Allora, per Bitonto, in questo momento bisogna andare a Pesca San Girolamo e da Pesca San Girolamo si va a Bitonto. Allora, appena ci sarà il bus navetta, le restituisco il mio abbonamento. Io non so cosa più fare, lunedì. No, se lo devi fare rimborsato, lo devo rimborsare. No, tanto glielo negavo. Perché qui non si deve... Faccio molto alle persone. Se vuole il microfono, cortesemente. Se vuole il microfono, fino a 112. Lo dice, questo è il mio abbonamento, di cui io ne ho sino a oggi, dopodiché peggio, da lunedì non mi sento più peggio d'ora, perché come me peggio che ci sono, io conosco quel ragazzo che da Bitonto viene a scuola, va ogni mattina a Bitonto, Bernardo, io penso che questo problema qua non ci doveva nemmeno essere, qui non dovevamo stare qua. Perché non ho pensato di dover trovare questo problema di fronte a delle esigenze, diciamo, di carattere pubblico, che qui purtroppo noi stiamo in una situazione veramente angosciosa, perché voi è bello stare qui a discutere, a parlare di quello che si dovrebbe fare fra 2 mesi, 3 mesi. Però noi non abbiamo garanzie sufficienti per essere voi veramente, diciamo, non dico accontentati, ma per poter risolvere il problema, perché i problemi qua saranno ancora allo stato, diciamo, in pratica. Purtroppo noi dobbiamo fare una dimostrazione poi successivamente. Non dico violenta, però una dimostrazione che dobbiamo veramente essere più efficaci, perché con le parole non otterremo mai niente. Questa è la verità. Grazie. Antonio, con tutti questi anni che sono trascorsi da questa amministrazione, abbiamo conferma questa amministrazione e anche delle altre amministrazioni, che usano il territorio palesino e i cittadini di Palese solo al momento del voto. Poi ci trascurano completamente. Infatti, le vorrei ricordare che ci sono i problemi dei passaggi a livello, Palese soprattutto, ma il problema dei passaggi a livello che non viene risolto da 40 anni, che è la messa in sicurezza dei passaggi a livello. Ci abbiamo la statale 16, ci abbiamo la 16 bis, ci abbiamo l'aeroporto e adesso l'ottima velocità di Parigno, che era efficientissima per il tempo, anche questa ci tocca. Con questo le voglio solo dire che noi palesini siamo solo al servizio di Parigi. Ma per quanto riguarda il ritorno,
per i paesini non c'è nulla. Quindi io invito, ringrazio il dottor Vitti perché effettivamente loro sono bravi, fanno i vari progetti, hanno fatto il progetto per non perdere i soldi nel 94 alla ex Richizzi in quella stazione. Sono stati bravi, invece di perdere, di tornare indietro i soldi per quanto riguarda le costruzioni di nuove stazioni, loro hanno fatto il progetto e è stata edificata la stazione. E poi il comune di Bari, e poi la regione, e dormono, e non pensano a Palese, non fanno le infrastrutture, non fanno i servizi, e quindi loro ne pagano sempre, e tutti ne pagano sempre le conseguenze. Io ringrazio ancora una volta tutte le amministrazioni del comune di Bari, che seguono tantissimo Palese, però lo seguono talmente tanto che non vogliono che si distacca da Bari. E queste sono le conseguenze, non avremo mai niente. Noi saremo sempre a servizio di Bari. Grazie. Per la sua presenza, la sua disponibilità, che tra l'altro ha manifestato anche stamani in una conferenza stampa che è venuta presso la fermata della Marinon, e ringrazio l'assessore alla mobilità del Comune di Bari e l'assessore ai trasporti della Regione Puglia, perché questo malumore ovviamente che coinvolge la cittadinanza e che oggi vede per l'ennesima volta, deturpato dal servizio, come anticipato il genere, nasce da un malumore che è da molto ma molto dietro e che penso riguardi in primo luogo ovviamente delle disattenzioni da parte dell'amministrazione comunale e regionale, di qualsiasi livello e di qualsiasi colore, per carità, perché infatti dobbiamo tenere presente che pur dovendo subire l'inquinamento acustico ed ambientale dell'aeroporto è stata creata una fermata che congiunge Bari, stazione centrale, con l'aeroporto senza che Palese Santo Spirito venga minimamente toccato, però l'inquinamento ce lo dobbiamo tenere noi. Il prefetto decide di stabilire quale capolinea per gli ospiti del CARA, quale zona la guarda a caso, Palese Macchia, dove numerosi contadini che lavorano onestamente sono vittime di interventi di sciacallaggio da parte di questi amici che noi dobbiamo accogliere, per carità, ma devono rispettare le nostre regole. Gli investimenti per, come aveva anche ricordato il consigliere Michele, creare il sottopasso, sovrappasso o l'interramento, si è parlato di tutto di più per quanto riguarda le opere dei nostri, della ferrovia che taglia i due Palese, ma anche di Saggio Santo Spirito, alla fine dove vengono dirottati? Da nord a sud, perché lì forse ci sono interessi economici e qui esclusivamente interessi sociali che hanno visto tra l'altro molte persone del nostro territorio morire. Quindi sulla scorta di queste problematiche si aggiunge non ultima quella del disservizio, perché io comprendo benissimo che se ci sono degli interventi questi debbano essere fatti, che ovviamente non fanno altro che abbassare ulteriormente la qualità della vita del nostro territorio, che man mano che passa il tempo non vede che subire dei peggioramenti. Quindi io l'invito che rivolgo tempestivamente, scusami Tonino, l'invito che rivolgo tempestivamente oggi all'assessore al comune alla mobilità, all'assessore ai trasporti della Regione Puglia, di concerto con l'ingegner Nitti, è quello che non venga minimamente creato nessun tipo di disagio a questa popolazione che, come ho detto in precedenza, sta subendo veramente tanto. Noi non siamo più disposti ad arretrare di un minimo passo a cedere un qualcosa perché siamo stanchi, siamo esausti, viviamo in un periodo di crisi dove anche un minimo abbassamento della qualità dei servizi comporta un esborso di denaro che oggi la cittadinanza non si può permettere. Quindi o questo viene fatto tempestivamente, o questo che molti amici siamo disposti a fare un sit-in a Palazzo di Città, ma la presidenza della Regione Puglia è alla sede della ferrotramviaria affinché sin da lunedì il servizio non arrechi nessun tipo di disagio. Contate voi con Usnavette, servizio dell'Auto, voi potete farlo. Fate in modo che questa comunità, e non solo Palese Macchia, ma tutta la comunità di Palese San Giustizio, tutti i frontisti che vengono a lasciare la macchina a Palese, non subiscono questo ulteriore disagio. Quindi l'invito che vi rivolgo è di essere tempestivi ed efficaci, perché noi non arretreremo di un solo passo. Grazie. Grazie Michele.
sono calmati, lentamente siamo entrati nel merito dei problemi, vedo presenti tanti ex consiglieri che sono intervenuti, che come ho detto all'inizio io ringrazio per la costante presenza, senza gettone di presenza vi assicuro che tutti gli ex consiglieri, che se ne possa dire della politica in generale, continuano ad impegnarsi nei lavori della circoscrizione. Darei la parola all'ingegner De Caro, consigliere delegato del sindaco per il traffico, visto che è stata chiamata in causa dagli ultimi due interventi anche l'amministrazione comunale. Lui senz'altro, visto che ci sono ancora altri interventi, grazie anche per la disponibilità ad ascoltare. Per rispondere a Nitti, le persone che abitano a Palese e quelli che abitano a Santo Spirito hanno il disagio enorme di avere tutte le infrastrutture ferroviarie e stradali che bloccano anche lo sviluppo sociale, non solo economico, del quartiere, e la paura è quella che addirittura i treni li vedono passare e non li possono prendere. Siccome sono abituato però a cercare di risolvere i problemi e non a fare demagogia, fermo restando che è vero, perché soprattutto nella zona di Macchia, zona che conosco non da quando ho fatto l'assessore al comune di Bari o il delegato, come diceva Luca, questi ultimi due anni, ma già quando facevo l'ingegnere all'ANAS conosco bene quella zona di Macchia che sta chiusa tra le ferrovie dello Stato, le ferrovie Bari Nord e la statale 16, con delle curve bruttissime che sono le cosiddette curve della bombarda, dove sono morte numerose persone, alcune delle quali purtroppo quando l'ho gestita io quella strada ho dovuto anche raccogliere da terra. Io però che ho un cattivo rapporto con le ferrovie, tutte le ferrovie della regione, vi devo dire che Di Massimo Nitti, nonostante abbiamo spesso litigato a partire dal biglietto unico, come dire, mi fido, nel senso che è un'azienda, non Massimo Nitti in sé, ma l'azienda, la ferrotramviaria, è un'azienda che ha dimostrato di saper impegnare i fondi che attraverso la regione, il comune, arrivavano dalla comunità europea, ed è un'azienda che ha sempre offerto un servizio più che soddisfacente nel nostro territorio. Ora, è probabile che questa volta abbiamo commesso un errore, ingegnere, non solo la ferrotramviaria, l'ha fatto il comune, l'ha fatto la regione, l'ha fatto Rete Ferrovie Italiane, perché questo benedetto binario Quinto Ovest, io vi chiedo scuse se sono arrivato tardi, stavo a Corso Mazzini su un problema di una pista ciclabile, non so se l'ingegnere vi ha spiegato che cos'è il Quinto Ovest, è un binario che le ferrovie dello Stato non usano da un sacco di tempo e che serve alla ferrotramviaria, è un binario che può essere utilizzato non solo per la Bari Aeroporto ma anche per la Bari San Paolo, perché è il binario della ferrotramviaria che arriva alla stazione, è unico, quindi ogni volta per fare entrare un treno nuovo devi aspettare che dalla stazione centrale di Bari, sull'unico binario della ferrotramviaria, il treno che sta dentro deve uscire e deve arrivare alla fermata, alla stazione di San Girolamo Festa per fare lo scambio, perché da là partono due binari, quindi ogni volta non puoi entrare se non esce quello che sta là. Le ferrovie dello Stato hanno 14 binari, no? Molti dei quali non li utilizzano, il Quinto Ovest ci abbiamo messo quanto tempo? 4 anni, forse, dal 2004, oggi siamo nel 2013, l'hai avuto quanto tempo fa? L'hai avuto? Ci hanno firmato l'accordo del Ferrovie dello Stato, che dovrebbe essere una struttura pubblica, siamo nei tempi. Dopo tantissimi anni, eppure le Ferrovie dello Stato hanno una gestione di natura privatistica, perché sono SPA, ma sono pubbliche, lavorano con i soldi nostri. E alla ferrotramviaria, per un accordo nazionale, le ferrovie dello Stato gli faranno pagare una traccia, cioè tutte le volte che il treno della ferrotramviaria salirà su questo binario delle ferrovie dello Stato, in entrata e in uscita, gli pagheranno le cosiddette percorrenze chilometriche, la traccia si chiama, una cosa allucinante che però purtroppo esiste su tutti i binari. Noi speriamo di arrivare col tempo, grazie agli interventi della regione, anche finanziari, con i fondi che arrivano dalla comunità europea, a raggiungere la cosiddetta interoperabilità, cioè la possibilità per tutti i treni di andare su tutti i binari. Non succederà domani mattina, ci vorranno anni, però altre nuove. Dovremmo iniziare con il Quinto Ovest, il primo esempio di interoperabilità ci sarà. A me l'ingegnere anche stamattina ha preso l'impegno con me, credo l'avrà preso con voi, con l'assessore Giannini in particolare, che è quello che tiene le redini delle ferrovie regionali, ha preso l'impegno che il 9 settembre questo problema si risolverà, perché se no Massimo questa rottura di carico, che si chiama così, io faccio l'ingegnere dei trasporti come l'ingegnere Nitti, quando si passa da un mezzo di trasporto a un altro si chiama rottura di carico, per il pendolare se passa molto tempo si trasforma, che ritorno,
fattura di scarpa. È solo una fattura di scarpa. Le ricordo, diciamo, le ricordo che il comune, la, non so, gli altri enti hanno preso dei provvedimenti urgentissimi per gli extracomunitari, vengono trattati meglio di noi. Meglio di noi, venga a vedere, ci stanno i fondi europei. Venga a vedere quante corse fanno per gli extracomunitari. Anche la social card. E li manteniamo noi. Non so che intervento ha fatto sicuramente la prefettura, perché il carico di signora. Sì, invece per noi la prefettura non fa niente. Sono siamo di seri come noi che hanno bisogno di spostarsi anche loro, e credo che li portino la scala. Comunque signora, riguarda la riguarda più vicina. Ci siamo interessati, che se ne dica. Ma io invito voi. Ci siamo interessati anche di questo. A darvi una mossa. Benvenuto il presidente dell'ANPA, abbiamo visto la questione delle fermate che abbiamo spostato perché creavano dei problemi, e ciò nonostante questo riguarda la prefettura. Ma anche noi adesso abbiamo il problema, quindi cerchiamo di risolverlo. Siamo qua per questo. L'assessore consigliere. Sì, io termino subito e lascio la parola. Poi è chiaro che a me dispiace, io non posso che chiedere scusa a nome dell'amministrazione comunale per questo disagio che avremo fino al 9 settembre. Mi dispiace che ci sia qualcuno che aveva fatto opportunamente un abbonamento al trasporto pubblico e se lo lascia, spero non si muova con l'automobile privata, perché altrimenti creiamo problemi. Spero che la stessa soluzione che abbiamo trovato per gli altri cittadini riusciamo a trovare per il comune di Vito fino al 9 settembre, perché spero che la nuova, sono sicuro che sia l'ingegnere ha preso un impegno fino ad oggi. No, no, signore, il Vito Ovest, signore, il Vito Come possiamo? Perché il binario l'abbiamo avuto finalmente, quindi se l'ingegner Nitti ha detto che il 9 settembre le cose tornano come prima o addirittura migliorano, io diciamo, mi sento di credergli, perché in questi 7 anni di collaborazione tra il comune e la ferrotranviaria, la ferrotranviaria non ha mai mantenuto, non ha mai mancato un impegno, e anche l'impegno della metropolitana per l'aeroporto, così come quella di San Paolo, è l'impegno che hanno mantenuto. Poi per rispondere al problema delle stazioni, nel passato in questa città, ed è colpa credo di tutte le amministrazioni degli ultimi 40 anni, Antonio che sta parlando di 40 anni, abbiamo fatto delle cose assurde, cioè abbiamo permesso alle ferrovie di costruire i loro binari, di elettrificare, di fare le stazioni, ma non abbiamo mai messo nel progetto l'accesso alle stazioni. Quella di Torricella non è l'unico esempio che abbiamo in città, te ne posso fare probabilmente una decina. Se andiamo, non lo so, alla corrispondenza della ferrovia vicino San Giorgio, troverai una fermata che non è mai stata utilizzata vicino, perché non c'è la possibilità di accedere vicino alla zona artigianale. Sempre vicino San Giorgio le ferrovie hanno fatto un ponte a due corsie con la banchina laterale, con al lato le barriere metalliche, diciamo tipo H4, quindi anche abbastanza importanti per l'estate importante, e poi finisce su una strada che si chiama strada Scanzano, che non puoi fare a doppio senso manco se ti ammazzi, cioè sta a doppio senso perché diciamo, facciamo finta che non ce la progiamo, una strada che anche a senso unico non possiamo fare, ma i comuni non hanno la possibilità di spendere soldi per quando si amplia una strada o si deve costruire una strada, come in questo caso a Torricella, non c'è da parte del comune la possibilità di spendere soldi per allargare la strada e quindi fare le proprie proprietarie e costruire una strada nuova. Noi, per i problemi legati al patto di stabilità, non riusciamo a fare l'asfalto, non riusciamo a fare le manutenzioni straordinarie. Da qualche anno, è un esempio quello di Torricella, lo possiamo spiegare, le cose sono cambiate. Abbiamo chiesto alla regione di drenare finanziamenti europei proprio per la fermata di Torricella, che è un esempio. Nel progetto che ha fatto la ferrotranviaria su tutta la dorsale che loro gestiscono, non hanno fatto solo i progetti delle stazioni questa volta, abbiamo convinto anche la comunità europea a finanziare la strada e il parcheggio di scambio, quindi a Torricella ci sarà un parcheggio di scambio e una strada, non perché lo sto dicendo io o non perché lo farà
l'amministrazione comunale, perché i soldi l'amministrazione comunale non ce li ha, perché la ferrotramviaria ha fatto un progetto che ha presentato alla regione, la regione l'ha presentato alla comunità europea e nell'ambito del finanziamento hanno finanziato anche l'accesso a quella stazione, perché altrimenti continuiamo a costruire cattedrale nel deserto. La Bari di Pinto aveva, ancora perché non è stata ancora completata, se vieni con me a fare un sopralluogo sulla ferrovia Bari di Pinto troverai tutta una serie di stazioni dove non si può arrivare nemmeno a piedi, le hanno costruite. Adesso nel progetto di riqualificazione del, diciamo, di questo tratto ferroviario e nel completamento del tratto ferroviario abbiamo imposto ai progettisti e alla Regione Puglia di chiedere un finanziamento anche per gli accessi, perché abbiamo appaltato nel passato, io andavo all'asilo probabilmente quando hanno appaltato la Bari di Pinto, hanno appaltato le stazioni senza il collegamento non solo stradale ma nemmeno pedonale con le strade, e l'hanno appaltata senza il collegamento finale. È una ferrovia che arrivava in corrispondenza dalla Villa Peroni, l'hai visto quel ponte che sta sulla statale 16, quella ferrovia finisce là. Abbiamo dovuto fare un progetto di completamento per raggiungere la stazione centrale di Bari e soprattutto per collegare tutte le varie stazioni e le fermate intermedie che erano state realizzate con la strada che sta vicino Celle, che sta vicino Valenzano, che sta vicino Rosetto, che sta vicino a Vitrito. Questo è successo. Per fortuna le cose sono cambiate, non è che sono cambiate per merito dell'amministrazione comunale, sono cambiate perché c'è un diverso modo di porsi anche nelle progettazioni. Non si fanno più tanto per farle, tanto per realizzare un'opera, si fanno perché poi quelle opere devono essere realizzate. Noi vi abbiamo votato sperando che le vostre idee che migliorasse qualcosa, invece lei sta dicendo che le scorse amministrazioni e quella tuttora non ha concluso niente. No, io ho detto che le scorse amministrazioni si sono scordate di fare le strade. Non ho voluto dire che questa amministrazione magari ha imposto alle ferrovie di farsi la strada. Non è nemmeno merito di questa amministrazione, è merito del fatto che probabilmente c'è anche una sensibilità diversa da parte di chi progetta queste opere, e oggi non si può fare più una stazione ferroviaria, una fermata ferroviaria, senza fare la strada per poter arrivare, perché sennò realizzeremo la fermata. Il comune non è proprio nelle condizioni economiche di poter realizzare le strade di accesso. Comunque, purtroppo però è così. Perché su me è questa parte c'è scritto l'eredità al comune. Quindi qualche parte sta l'assessore Giannini, diciamo, si è occupato di bilancio del comune per tanti anni, le potrà spiegare che il comune di Bari, anche questo non so se è merito dell'amministrazione, però comunque è merito di Giannini sicuro, perché era rischio. L'assessore Giannini ha lasciato il comune di Bari in una situazione di virtuosità, un comune virtuoso, ha diversi milioni di euro in cassaforte che purtroppo non si possono spendere perché c'è una legge dello Stato che si chiama patto di stabilità, che dice che oltre quella soglia, non di questo, è certo il patto di stabilità sarà 99. L'attività della ferrotramviaria per accompagnare la ferrotramviaria, se dovesse avere qualunque problema col comune, con la regione, anche con RFI, con il governo nazionale, qualunque problema fino al 9 settembre, noi siamo disponibili ad accompagnarvi per risolvere questo problema. Perché se superiamo il 9 settembre già sarà difficile, diciamo, gestire questo mese, che è il mese di agosto, dove normalmente qualcuno prende le ferie, qualcuno va a scuola perché le scuole chiudono, già sarà difficilissimo. Dal 9 settembre, che riprendono sicuramente tutti a lavorare, riprendono anche le scuole, sarà impossibile. L'impegno che dobbiamo prendere è quello che il 9 settembre, non dico che miglioriamo la situazione, ma almeno ripristiniamo la situazione esattamente come stava prima. Grazie. Giorni ha assunto a tempo determinato ulteriori autisti dell'AMPA, non puoi prendere l'impegno che di concerto con ferrotramviaria ci sia un servizio di navetta che sopperisca ai disagi che avrà la popolazione. C'è il 51 che ci dà voi. L'ho detto. No. Allora, scusate, però non vorrei, diciamo, non vorrei in nessuna maniera tagliare il dibattito,
però c'è un altro intervento e poi se non ce ne sono altri darei la parola all'assessore Giannini per la conclusione. No, hai già parlato a tutti, prego. Prego. Scusatemi. Se, vi chiedo, avvicina, vi chiedo cortesemente di stare nei tempi, non per altro, perché sarei anche curioso di sentire l'assessore Giannini, che è stato così disponibile a stare qui dalle 6. Prego. Volevo sottoporre anche un aspetto che può sembrare marginale nella, nella stesura della situazione. Abbiamo parlato anche di Torricella, del Quinto Ovest, ma voi avete anche pensato che nella fase progettuale della metropolitana che vuole Campari, tutto il Nord Barese, l'aeroporto, bravo, Palese, che ha l'aeroporto sul proprio territorio, non viene, non viene, è impossibile raggiungere. Qui c'è l'assessore regionale, c'è l'assessore delegato ai trasporti del comune. Noi non riusciamo a raggiungere con i mezzi pubblici l'aeroporto. L'aeroporto ci dà problemi dal punto di vista della salute, dal punto di vista dell'inquinamento acustico. Noi non riusciamo a raggiungere. In fase progettuale, il progetto viene fatto e viene presentato alla regione. Voi non dovete pensare che noi siamo tutti scemi. Alla regione è uscito il progetto. Scusatemi. Non c'è la possibilità di collegare Palese direttamente all'aeroporto. Oh, ma come mai non c'è la possibilità? Qualcuno si è posto il problema di questo. È vero che, oggi il problema principale sono gli orari da Palese a Bari, da Palese a Nord Barese, ma l'aeroporto noi lo vogliamo raggiungere con i mezzi pubblici. Voi non vi siete posti il problema. Pago 18 euro. Sì. Ci sono altri interventi, la corsa di andata. Un seggio, ma più. Prego. 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 Io credo che intanto la diffidenza dei concittadini è tutt'altro che giustificata dal punto di vista delle disattenzioni totali. Non voglio aggiungere null'altro rispetto a all'ANAS, a quello che ha promesso in termini di sviluppo, quello che avrebbe dovuto comportare il sacrificio di quel serpentone che ha causato morti, non voglio comportare quello che ha comportato l'aeroporto, mi limito a ritenere inaffidabile la Bariolo, anche perché anni fa, quando a Palese ci hanno tolto un cavalcavia che consentiva alle biciclette, ai bambini, a chiunque di raggiungere l'altro lato del territorio senza doversi immettere sulla 16 bis, ci è stato detto che il tutto era finalizzato comunque a pagare un prezzo per avere il doppio binario della Bariloche, che ci avrebbe potenziato l'attività della mobilità da una parte verso nord e verso sud della città, e quindi saremmo stati compensati rispetto al fatto che comunque non ci sarebbe stato più un cavalcavia cittadino che consentiva a chiunque, anche a bambini, di andare con la bicicletta dall'altro lato, in cambio di avere più treni. Il risultato finale è che non abbiamo più quel cavalcavia interno e, non adesso non abbiamo più neanche quei treni che il raddoppio dei binari ci avrebbe potuto consentire. Per cui, ripeto, al di là dell'impegno a nome personale dell'ingegnere, che non voglio mettere in dubbio, io ritengo che comunque anche la Bariò è inaffidabile in termini di impegni verso questa collettività. Dico questo non per causa e colpa della Bariò, secondo me le responsabilità non ce l'ha la Bariò in quanto tale che fa i suoi interessi, ce l'ha la dabbenaggine, l'insipienza e qualche volta gli interessi privati di chi comunque abbiamo delegato ad amministrare. Anzi, io voglio dire, e chiudo, che la proverbiale pazienza di Giove rispetto alla pazienza dei palestini era veramente un esagitato, perché è assurdo che ancora oggi, forse questo è l'inizio di un movimento che sta nascendo, ancora oggi si continua a far cadere sulla testa dei cittadini di Palese e di Mare qualsiasi angheria, qualsiasi inefficienza, qualsiasi sopruso nel nome di interessi più ampi della città. E questa città, rispetto a questo ente interno, è completamente disattenta. È uno dei problemi più grossi, e non c'entra niente, e la butto in polemica comunque, non c'entra niente la Bariò, è legata solo ed esclusivamente all'incapacità, probabilmente anche nostra, di aver delegato a persone incapaci ed incompetenti, se non disonesti, comunque l'amministrazione della cosa pubblica. Unica osservazione, il giorno festivo, vorrei far notare che nei festivi il quartiere è abbandonato, quindi sia la regione che il comune.
dire cosa cambiare, che comunque serve per un po' di scorse, ogni metà giornata, il quartiere è abbandonato, credo che a, dove, a noi tocchi la stessa dignità di altri quartieri che vengono serviti anche da sala tranviaria in maniera dignitosa ancora la domenica. Vorremmo sapere i treni che saranno ripristinati da settembre, con scalo sempre a Pesco o sono treni diretti? Bari, Varese, Varese, Bari? Diretti. No, ovviamente potremmo evitare la fermata di Pesca, perché Pesca è una stazione di transito. Se ci sono delle necessità, ad oggi Pesca non è stata aperta al traffico passeggeri, se non per cambiare per il San Paolo. Pesca è una stazione, chi vuole andare all'ospedale San Paolo viene da notte, scende, cambia e prende la metà di San Paolo. Una stazione di nulla, noi la chiamiamo tecnicamente una stazione di nulla. Se ci sono delle esigenze da parte della clientela, i treni potranno fermare, ma tecnicamente un treno deve andare dritto in due basi. Diretto. Se no non risolviamo niente. C'è un binario ferroviario con una stazione enorme, non c'è la strada di collegamento a San Girolamo Pesca, quelli che abitano a San Girolamo vicino a quello che chiamiamo il Pedalone non possono raggiungere quella fermata, né a piedi né con la macchina. C'è una strada molto stretta che fiancheggia il Pedalone, due passeggeri mezzi. La ferro tranviaria nel progetto, come si chiama? Il grande progetto, come si chiama? L'hanno chiamato il grande progetto, hanno avuto il finanziamento da parte della Comunità Europea per poter allargare quella strada e faremo in abbinata con il Comune di Bari, che lì ha avuto 7 milioni di euro al Ministero, faremo grado, forse uno dei più grandi parcheggi di scambio del Sud Italia, in modo che chi viene da noi lascia da noi con la stessa edizione. C'era un intervento, mi sembra, in fondo si prego. Due vicinate? Prego, limitato il conto di quello che stiamo facendo. Mi rendo conto, non so, che la mia contatto le cui, che penso che anche tu, non so, vieni, Per quanto riguarda quantomeno magari avevo bisogno, poi per settembre e quello che ho notato è che i metropoli di San Paolo però seguono fino alle 11. Perché le coincidenze per Valese si fermano alle 9 e non c'è nessuno che domenica? Sperando di non essere l'unico che ha bisogno di andare in ordine, perché la fila la fila non ci vedo. Perché in quel caso è solo uno che ha bisogno. Seconda cosa, si può rimediare? La navetta dopo l'ora sicuramente si può rimediare. Questo lo verifico subito, se c'è necessità di proseguire con l'altrettanto si può fare senza nessun problema. Per riguardo alla domenica, la ferrovia attualmente è chiusa. L'assessore Giannini vi potrà dire che non più tardi di qualche giorno fa è stato firmato un accordo con le ferrovie e con la regione per un progetto di dismissione graduale di servizi automobilistici sostitutivi per arrivare all'apertura domenicale dei servizi ferroviari. Quindi è nei progetti strategici della regione, ci sono dei problemi legati a livelli occupazionali perché i servizi su gomma dovranno essere piano piano dismessi e quindi non è una cosa che può essere realizzata in maniera rapidissima, ma il progetto è entro il 2017 arrivare gradualmente all'eliminazione dei servizi sostitutivi automobilistici e all'apertura domenicale. Quindi ovviamente potete facilmente capire che un servizio ferroviario è molto più costoso di un servizio automobilistico. La domenica, aprire la domenica è un onere abbastanza pesante, a meno di gli interventi che stiamo già facendo. Per cui la regione si è già posta questo obiettivo e stiamo lavorando per questo. Quindi, e la sopraelevazione del marciapiede di Macchie quando la farete? La sopraelevazione tutte le stazioni è stato fatto, solo a Macchie. La sopraelevazione marciapiede di Macchie è prevista, la faremo a tempi brevissimi. Spero di riuscire a cominciare almeno uno dei due marciapiedi, cercheremo di farlo perché volevamo utilizzare questo periodo per cominciare i lavori. E la cosa è un po' complicata, però è necessario, quindi sarà fatto.
questo glielo posso garantire, l'ultima stazione che è rimasta sì, sempre l'ultima. Io vi ringrazio, darei adesso per concludere la parola all'avvocato Giannini, l'assessore regionale ai trasporti, e vi invito comunque a riflettere sul fatto che finita la parte iniziale un po' più di dinamica, diciamo così, poi siamo entrati nel merito delle questioni e con il supporto di tutti, la vostra pazienza, questa che è la casa di tutti, io vi ripeto, non sono di Palese, non sono qui in ricerca di consensi, però questa è l'istituzione e questa istituzione resta sempre aperta, come sanno i consiglieri di maggioranza e di opposizione. Quindi vi vivo, signora, non come lei, lo so, non ci ho vissuto, no? Però diciamo sto qui per questo e ringrazio tutti i partecipanti e soprattutto devo dire ringrazio l'assessore Giannini perché si è fatto carico di questo e in qualche misura credo che abbia risolto una parte del problema. La parola a Giannini. No, non è vero. Io vorrei innanzitutto registrare con amarezza quello che è accaduto, perché chi è venuto in assessorato a consegnarmi la petizione ha abbandonato l'assemblea non dando la possibilità di rispondere ai quesiti che erano posti con quella petizione. Ed evidentemente l'interesse per il merito della questione era molto affievolito rispetto ad interessi di altro genere. Registro invece che c'è una parte della popolazione di Palese che tiene a risolvere un problema che riguarda categorie particolari, i pendolari, gli studenti, le persone che hanno bisogno di raggiungere Bari perché debbono fluire, anche quelli che devono raggiungere anche, e quindi è lontano, sì, è più grave, ho preso Bari come esempio, Milano, e quindi diciamo che l'assemblea ha comunque raggiunto il proprio obiettivo, che era quello di discutere del tema specifico e di trovare delle soluzioni e innanzitutto di spiegare quello che è accaduto. Ovviamente non è sufficiente un'assemblea come questa per risolvere gli altri problemi che sono stati posti, che sono di peso ben più rilevante e che bisognerebbero magari di approfondimenti e discussioni aperte per verificare se sono problemi risolvibili o no. Perché quando uno dice abbiamo un aeroporto, va bene, avete ragione. C'è stata una scelta tanti anni fa di localizzare l'aeroporto lì, però se uno pone il problema così, io dico che deve anche dire se lo dobbiamo togliere e dove stanno i soldi per farlo da un'altra parte. E quindi diciamo che la discussione è molto più, molto più, sì, e mo veniamo alle conversazioni, e il discorso è molto più articolato e più pesante. Che cosa è successo? Le ferrovie Bari Nord hanno bisogno di fare degli interventi, dei lavori lungo la linea, pertanto ha necessità di modificare gli orari dei treni. E questo ha fatto, e se vogliamo sottolineare diciamo, un errore che è stato commesso, è stato un errore di comunicazione, perché probabilmente questa assemblea dovevamo farla prima, informare i cittadini di quello che stava accadendo e insieme come stiamo facendo adesso, cercare le soluzioni e cercare di soddisfare le esigenze della popolazione nei limiti del possibile, perché quando si fanno degli interventi di carattere tecnico, dei lavori straordinari, comunque c'è sempre un minimo di disagio che viene creato. Che cosa abbiamo ottenuto? Che cosa avete ottenuto? Perché il merito che avete voi è stato quello di aver posto la questione. Il metodo magari poco condivisibile nella prima parte dell'assemblea, ma adesso siamo arrivati alla conclusione. Che cosa avete ottenuto? Intanto che le ferrovie Bari Nord, qui io vi prego, sì è vero che viviamo in un momento particolare nel quale è difficile avere fiducia l'uno degli altri, però qui c'è l'amministrazione comunale e l'amministrazione regionale. Non è una questione di persone o di categorie, ci sono due istituzioni
e che sono anche contraenti di Ferrovie Parino, perché la regione ha un contratto con le Ferrovie Parino. E l'ingegner Nitti, in presenza del comune e della regione, non è che ha preso un impegno, ha detto che dal 9 settembre si ripristina il servizio così com'era e che in questo lasso di tempo, con l'integrazione di una navetta, si cercherà di mitigare il più possibile i disagi che naturalmente si produrranno. Poi siamo sempre disponibili, nel senso che anche fino al 9 settembre, se c'è qualcosa che non funziona, si può sempre tornare a discutere e vedere se c'è una misura alternativa che risolva il problema. Allora, innanzitutto, non la fiducia, la certezza che questa cosa sarà fatta. Ho sentito dire: perché non vi muovete un poco? Io sono assessore regionale da 3 mesi. Nitti può testimoniare che a stento riesco a dormire la notte. Questo problema del Quinto Ovest, che è un problema che risale alla notte dei tempi, come risale al 2001 il progetto di collegamento stazione centrale aeroporto di Bari, così ci diciamo tutto, senza tentare di individuare, togliamo l'alibi a chi vuole tentare di individuare una responsabilità specifica. Questo discorso del Quinto Ovest, che risolverà definitivamente il problema del collegamento di Varese alla stazione centrale di Bari, lo abbiamo sbloccato con Nitti non più di 10 giorni fa, in una riunione con RFI, che non è il soggetto che pensate voi come era una volta, perché RFI oggi è un'azienda. E siccome è stato liberalizzato il servizio, adesso deve vincere la concorrenza di altre imprese che operano nel settore ferroviario. Sta cambiando. Quello che vi ha spiegato l'ingegner Nitti è che sta accadendo, perché ci sono tutta una serie di norme che ci impongono di fare delle cose che stiamo facendo, determinerà una rivoluzione nel sistema del trasporto pubblico. Vi posso annoiare 5 minuti, così siamo informati tutti. Allora, innanzitutto, il governo, lo Stato, non eroga più il finanziamento come lo erogava prima, ma eroga solo il 90% e trattiene il 10%. E dice: questo 10% io lo erogherò in presenza di comportamenti virtuosi. Quali sono questi comportamenti virtuosi? Deve essere positivo il rapporto costi-ricavi delle società che gestiscono il servizio, ci deve essere l'efficientamento, che significa tagliare le corse inutili, cioè andiamo verso una contrazione, una riorganizzazione del servizio. Dopodiché ci troviamo in una condizione nella quale purtroppo si è registrato un ritardo nella realizzazione delle infrastrutture che lo Stato italiano fa con finanziamenti europei, non potendolo fare con finanza propria. Queste strutture, queste infrastrutture che Ferrovie Bari Nord, come le altre ferrovie, stanno realizzando, saranno collaudate nel 2017. E solo in quella data sarà possibile trasferire, come diceva all'inizio il cittadino Primogelli, solo in quel momento sarà possibile trasferire la gomma sul ferro e circoscrivere l'uso della gomma e andare verso un sistema di trasporti integrato ed ecosostenibile. La situazione è molto molto complessa ed è in evoluzione. Fare oggi, come ci dice il legislatore, la gara per l'affidamento del servizio significava
intanto dire ai gestori della gomma che ti devo togliere tutte le linee che corrono parallele al ferro, perché un servizio solo ci deve stare, quello del ferro. Non c'è bisogno che ci sia il pullman che fa la stessa tratta. E questo avrebbe comportato il rischio di licenza, la certezza di licenziamento dei dipendenti delle aziende che gestiscono la gomma. Significava dire alle ferrovie che sono impegnate nella realizzazione di tratti di infrastruttura: beh, amico caro, sai che c'è di nuovo, devo fare la gara, se non la vinci tu la vince un altro, quell'altro gestisce il servizio e tu rimani senza finanziamento e finisci l'opera. Una situazione assolutamente ingovernabile, nella quale è necessario anche assumersi delle responsabilità che ci stiamo assumendo, per cui diventa ingeneroso sentirsi dire muovetevi, perché il giudizio va espresso dopo essersi informati su che cosa succede. Non è sufficiente, guardate, non è sufficiente, non dovete farlo più, non dovete limitarvi a vedere quello che succede sotto casa, perché quella è una visione miope, perché quella porta alla selezione del gruppo, della classe politica in generale, senza distinzioni, sbagliata. Dovete informarvi di quello che accade, dovete sapere che cos'è il problema. E quando uno dice il quinto ovest, dovete pretendere che vi si spieghi qual è la storia di quella cosa. Siete voi politici che dovete saperlo prima. Io sto qua, io sto qua, io sto qua e non voglio essere interrotto, io sto qua e ho il diritto di finire di parlare. Quindi ti prego di rispettare. No, no, sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che ti devi informare, non che la colpa è tua. Non che la colpa è tua, la delega non si dà nessuno in bianco. Non si dà nessuno la delega in bianco. Perché voi non potete chiamarle a rispondere di quello che fanno. Ora dobbiamo essere. Dovete informarvi. No, è sufficiente. È sufficiente seguire quello. Nei consigli comunali, è sufficiente seguire quello che succede nei consigli comunali. Ho informato, però è informarsi su quello che accade, non solo sul proprio territorio, ma anche in generale. Per cui se uno avesse saputo che cos'è il quinto ovest, che cosa serve il quinto ovest, probabilmente avrebbe capito che la programmazione che è in atto mira ad eliminare completamente questo problema e che adesso siamo costretti, perché non è stato fatto prima, ad adottare questa misura intermedia che io sono contento e sono soddisfatto che ha trovato delle soluzioni che sicuramente saranno attuate e sicuramente dal 9 settembre determineranno le condizioni per le quali il servizio sarà ripristinato come era. Altro, e concludo, è la discussione sul miglioramento del servizio in atto, perché qualcuno poneva il problema del collegamento di Palese all'aeroporto. È un tema che può essere risolto, però dobbiamo sapere che quella risoluzione naturalmente comporta una spesa per l'amministrazione comunale, perché funziona che se aumenta il chilometraggio, detto ci può essere risolto, ma dobbiamo sapere che ci vuole una spesa. Adesso lo stiamo affrontando e se qualcuno che si siede nelle istituzioni comincia a porre il problema nelle sedi dove va posto, probabilmente si discute e si cerca di trovare una soluzione, ma dobbiamo sapere che comporta un incremento della spesa, perché l'aumento del chilometraggio determina una spesa maggiore per il bilancio del comune, cosa che non significa che non si può fare,
si discute, si trovano le soluzioni e forse in un quadro di razionalizzazione del servizio urbano si possono trovare anche quelle forme di compensazione che consentono di collegare Parese, e beh, io tecnicamente non te lo so dire. Non te lo so dire tecnicamente, ci vuole l'ingegnere dell'Ansaldo, perché io non so dirti come si fa, ci vuole il tecnico, fate porre la questione nelle sedi competenti e lì il problema viene affrontato. Dopodiché l'ultima cosa, non voglio fare polemica perché non mi serve, non è la sede per farlo la polemica, quindi non risponderò. L'ultima cosa, è vero che i bilanci dei comuni, ma non del comune di Bari, i bilanci dei comuni, delle province, delle regioni, dello Stato italiano hanno un vincolo, il rispetto del patto di stabilità, che è un parametro che non si può superare, perché se si supera quel parametro ci sono una serie di sanzioni l'anno successivo che ti mettono nella impossibilità di operare. Però nei limiti del rispetto del patto di stabilità si possono fare delle cose, e Bari, pur avendo 217 milioni di fondo cassa, 217 milioni, non li può utilizzare, perché quel limite non può essere superato, faremo del male alla popolazione cittadina, e allora quei soldi stanno lì e servono a garantire il debito pubblico dello Stato italiano nei confronti dei titolari, dei possessori dei titoli di Stato. Questa è la ragione per la quale quei soldi non possono essere utilizzati, perché altrimenti, se quei soldi potessero essere utilizzati, noi potremmo fare investimenti notevoli e rilanciare l'economia, creare occupazione, dare un pochettino di respiro. In ogni caso, il 9 settembre io sono a disposizione per verificare se questo signore ha rispettato lui anche sicuramente. Grazie dei venditi, grazie alle carte, ci vediamo presto, questa casa vostra, siamo sempre a disposizione.